Buonasera amici miei e di Passione Astronomia, ben trovati, bentornati. Ritorna Professione Astrofisico e lo fa con la puntata numero 15, dopo insomma una break estiva. E ricominciamo alla grande, ricominciamo parlando di qualcosa insomma che chi ci segue lo sa, amiamo davvero tanto, la Via Lattea. L'abbiamo vista chissà quante volte, da ogni punto della Terra, dall'Italia. Da Atacama, ci ha sempre affascinato, non ci stanca mai. E stasera la racconteremo e insomma, lungo tutto scopriremo insieme la sua storia, dalle origini fino a oggi, come è nata, perché la vediamo oggi, come la vediamo. E lo faremo con qualcuno, con un ospite davvero d'eccezione, qualcuno insomma che ha dedicato la vita allo studio della nostra galassia, una intera vita accademica. E insomma, non ha bisogno di tante presentazioni, ma insomma, è qui con noi. Insomma, lei è professoressa, è professore ordinario presso l'Università di Trieste, è membro dell'Accademia dei Lincei ed è qui con noi questa sera, appunto, come anticipato, la professoressa Francesca Matteucci. Eccola. Ciao, Ciao Francesca, buonasera e grazie per la disponibilità, veramente. Un piacere, un onore, insomma, lo sai, ti ho già detto 1.000 volte, me lo ripeto. ciao. Ah, piacere mio. Grazie mille. Perfetto. Francesco, ascolta, parto subito con una domanda che penso sorgerà spontanea, davvero spontanea. Insomma, tu hai speso una vita intera a studiare questa la nostra amata galassia sotto tutti i punti di vista. Dalla sua perché ha una certa composizione chimica, perché ha una certa struttura. Ma la gente un po' potrebbe chiedersi come si fa a capire come si fa a ricostruire la storia di questa galassia da un punto sperduto qual è il nostro pianeta? Cioè, noi siamo così lontani da tutto, eppure in qualche modo riusciamo a ricostruire una storia che va indietro per miliardi di anni fino ad oggi. Come si fa? Perché noi siamo come degli archeologi galattici e le informazioni che ci arrivano dal cosmo sono gli spettri delle stelle, del gas, e gli spettri contengono le abbondanze chimiche degli elementi che fanno parte della materia visibile, gli elementi della tavola di Mendeley. E dallo studio delle abbondanze che misuriamo nell'atmosfera delle stelle e nel gas delle galassie, riusciamo a risalire. E come un archeologo indietro nel tempo a ricostruire la storia delle galassie e della nostra galassia. Infatti, questa disciplina si chiama archeologia galattica. Come facciamo? Dobbiamo fare dei modelli in cui mettiamo alcune ipotesi, come si sono formate le stelle, quanto velocemente, con quale massa, se ci sono stati flussi, di gas entranti e uscenti durante la formazione. E poi soprattutto dobbiamo mettere quelle che sono le ricette per creare questi elementi. E questi li costruiscono le stelle nel loro interno, sono fucine nucleari. E fondono elementi più leggeri in più pesanti. Quando muoiono, come supernove, per esempio, rimettono nel gas gli elementi nuovi formati. Quindi cerchiamo di riprodurre quello che vediamo adesso, come sono le abbondanze, come sono distribuite. Se ci riusciamo, vuol dire che abbiamo inserito delle ipotesi corrette, o cerchiamo ovviamente di riprodurre il maggior numero di vincoli osservativi, perché queste problematiche contengono ovviamente anche dei parametri liberi in qualche modo che noi dobbiamo un po' inventarci. Però una volta che riusciamo a riprodurre tante cose, diciamo, sappiamo che più o meno le cose sono andate così. Quindi questo è il modo in cui ricostruiamo la storia di una galassia, studiando le abbondanze chimiche delle stelle, non solo quelle delle stelle di adesso, ma anche delle stelle più vecchie. E questo ci traccia la storia nel tempo di come si sono evolute le abbondanze chimiche, e questa disciplina si chiama evoluzione chimica delle galassie. Perfetto, insomma, si setaccia il cielo stella per stella in qualche modo alla ricerca di questi fossili, insomma. È un paragone, insomma, quello con l'archeologia che in effetti rende davvero molto l'idea. E praticamente, a ben vedere,
L'archeologo di fatto fa la stessa cosa, in effetti, sì, scava, trova di fatto, trovando dei pezzi di vasellame, di statue, non trova ovviamente città passate, non ci sono più, però riesce a ricostruire qualcosa che c'era nel passato dei semplici reperti che non sono la civiltà stessa, ma riusciamo a ricostruire. Ed è affascinante che in qualche modo, insomma, l'archeologo scava. L'astronomo scava col telescopio, scava in profondità, ma non nel terra, ma nel cielo, insomma. È Sempre più proprio. indietro nel tempo. Esattamente, sì. E noi, cioè, questa è un'altra cosa affascinante. In qualche modo possiamo proprio guardare indietro nel tempo, proprio nella nostra galassia. Hai detto anche una cosa interessante, cioè, noi comunque un elemento, importante per costruire la storia insomma, la nostra storia dell'universo, della Via Lattea, insomma, è anche andare alla ricerca delle stelle via via più antiche, delle prime stelle. Ma ad oggi è ancora possibile oggi osservare qualcuna di queste prime stelle, sì o no? Allora, le prime stelle, ovviamente si sono formate alla fine delle cosiddette Dark Ages e dovevano essere, secondo noi, stelle molto massicce, dovevano avere le 100, le 200 volte la massa del Sole. Questo perché in un gas fatto solo di idrogeno e di elio la temperatura è più alta che in un gas che contenga dei metalli, perché i metalli sono dei raffreddanti. E la massa minima che serve per far collassare un gas e creare una stella è maggiore a maggior temperatura. E diciamo, sarebbe bellissimo riuscire a vederle, perché in realtà queste stelle così massicce vivono pochissimo, vivono nell'ordine dei milioni di anni. E chiaramente quelle che si sono formate 14 miliardi di anni fa, e quindi non possiamo più vederle. Però potremmo farlo se andassimo così nel profondo, così indietro nel tempo, da arrivare al momento in cui si sono formate le prime stelle. E questo è un po' il sogno che abbiamo anche con i nuovi telescopi, da James Webb Space Telescope, l'Extremely Large Telescope, che saranno. James Webb dovrebbe essere lanciato questo dicembre dopo tanta attesa, e è un telescopio che misura la luce infrarossa e che cerca di andare più indietro nel tempo. Quindi, in teoria, potremmo anche vedere il burst di queste stelle nel momento in cui nascono se andassimo indietro nel tempo a sufficienza. Ovviamente adesso nelle galassie che vediamo intorno a noi, si è persa ogni traccia, però potrebbero aver lasciato come traccia un inquinamento di elementi chimici con dei rapporti tra le abbondanze particolari, perché queste stelle molto massicce evolvono in maniera diversa dalle stelle cosiddette normali. Diciamo, stelle massicce normali sono dell'ordine 40, 50, 60 masse solari. Ah beh, quindi, infatti, no, hai detto bene il James Webb, tra l'altro, finalmente, insomma, ne parleremo anche a breve, insomma, tra l'altro, se tutto ok, insomma, se non lo rimandano ancora, ne parleremo anche a breve in diretta insieme a Marta Boiler e Ambra Nanni, saranno poi con noi, ne parleremo insieme appunto di questo strumento che, insomma, prenderà un po' le redini di quello che è stato il Spitzer, che è stato Hubble, e spingerà essenzialmente il nostro sguardo ancora più in là, insomma, insomma, senza poi parlare dei telescopi ancora più futuri, pensiamo alle Extremely Large Telescope. Esatto, che con uno specchio del 39 metri di diametro Essenzialmente uno stadio da calcio, praticamente. tu da Roma, puntando quel telescopio, riusciresti a vedere un cucchiaino a New York. Questo per far capire la Ah, no? Ah, risoluzione. ripeto un attimo, è come se da Come Roma cosa se tu potrebbe. a Roma punti l'Extreme Large Telescope su New York e riesci a vedere un cucchiaino. Cioè, ce ne rendiamo conto. La risoluzione No, sì, sarà questa. E quindi potete immaginare, insomma, cosa riusciremo a vedere. E speriamo che ELT abbia la luce, perché appunto sono anni che lo stiamo pensando, progettando.
Originariamente era stato pensato da un mio collega di università, Roberto Gilmozzi, che è stato all'ESO tanti anni, e già da studente si immaginava un telescopio da 100 metri di diametro, e tutti gli dicevano: ma sei folle. E lo venne a dire all'ESO, anche lì gli dissero: sei folle. Poi piano piano hanno cominciato a capire che non era così folle. E però, diciamo, per motivi sia di spesa che di costruzione, di difficoltà di costruzione, e lo specchio è arrivato a 39 metri. Però è il telescopio più grande mai, che sarà mai costruito, che è stato mai costruito da noi, e dovrebbe avere la prima luce nel 2025. Questo è un telescopio da terra, a differenza di James Webb Space Telescope, sarà nel deserto di Atacama, come esatto, gli altri telescopi che abbiamo. Tra l'altro, hai detto una parola magica, Atacama. Tra l'altro, chi ci segue, tra l'altro adesso voglio soltanto ringraziare chi ci segue, siamo quasi 200. Chi ci segue tra l'altro è anche abituato molto bene per quanto riguarda il cielo, perché abbiamo fatto un numero di live direttamente da Atacama grazie al nostro amico Daniele Gaspare, che è un dottorando proprio all'Università di Atacama, il quale ci ha regalato delle immagini come questa che ti faccio vedere. Ecco, questa la vedi? Che meraviglia! Questa è una sua foto fatta dal deserto di Atacama. Abbiamo le nubi di Magellano lì che sono all'orizzonte, il centro galattico. Sì. E come lui ci racconta sempre, insomma, noi con grande invidia lo ascoltiamo, praticamente in queste condizioni il centro galattico proietta le ombre di notte e in molti posti addirittura riflette sulla superficie del deserto, sembra quasi fluttuare nello spazio. Ma a parte la meraviglia di questa immagine, noi questa sera stiamo parlando di questo, della Via Lattea. Tra l'altro in questa immagine possiamo anche vedere un po' di cose, vediamo, insomma, ci sono varie componenti, no? In questa nostra galassia. Abbiamo per esempio quella bella striscia di polvere che solca il centro, quindi abbiamo polveri stellari prodotte da stelle AGB, ad esempio, ma anche qualche supergigante. Abbiamo questo bulge che, insomma, se non sbaglio, è fatto da stelle di una composizione un po' diversa, più ricche di metalli, il disco un po' diverso. Se non sbaglio, tu quando costruisci il modello della galassia, per ricostruire ciò che vediamo, devi tenere conto di tutti questi ingredienti, certo. Insomma, ognuno con certi schemi, ecco, ci fa un po' l'idea di quante cose bisogna tener conto per costruire un modello che riproduca questa meraviglia. Certo. Allora, bisogna tener conto delle abbondanze nelle stelle in funzione della cosiddetta metallicità, che poi traccia anche l'età. Cioè stelle di diverso contenuto metallico hanno anche età diverse, quindi quello che ci serve è il contenuto metallico, l'età se la sappiamo ancora meglio, e adesso stiamo cominciando a misurare anche l'età indipendentemente, i rapporti delle abbondanze chimiche, perché i rapporti delle abbondanze chimiche sono degli orologi cosmici, perché ci sono alcuni elementi che vengono prodotti su tempi scala molto rapidi, come l'ossigeno, per esempio, il magnesio, i cosiddetti elementi alfa, da stelle massicce con masse maggiori 10 volte la massa del Sole, che muoiono istantaneamente dal punto di vista del tempo di vita dell'universo, trascurabile, e quindi vengono prodotte molto rapidamente. E poi c'è il ferro, invece, che è il tracciatore della metallicità stellare per eccellenza, per motivi storici, che invece è formato su tempi scala più lunghi, dalle cosiddette supernove di tipo primo A, che sono delle nane bianche in sistemi binari. Nane bianche vengono da stelle di massa più piccola di 8 masse solari e possono venire da stelle anche che hanno la massa come il Sole, quindi che vivono 10 miliardi d'anni. Per cui il ferro viene prodotto con un ritardo. Adesso, a seconda del rapporto, noi capiamo se una galassia è giovane, è vecchia, cioè se il rapporto alfa sul ferro è molto alto, stiamo guardando una galassia, un oggetto, una componente della galassia nelle sue prime fasi, perché il ferro non ha ancora avuto tempo di essere prodotto e riespulso e restituito al mezzo interstellare dalle supernove di tipo primo A. Al contrario, se troviamo dei rapporti bassi rispetto a quello che è nel Sole, che è il nostro punto di riferimento,
Allora, diciamo, questo oggetto è un po' più vecchio e, diciamo, avendo questi dati a disposizione sia per il bulge che per il disco, siamo riusciti a capire che il bulge evolve in maniera più rapida. Il bulge è uno sferoide, infatti, è costituito da una parte in cui ci sono solo stelle molto vecchie e poi però c'è anche una frazione che non si sa ancora esattamente quant'è, diciamo dal 10 al 15% di stelle più giovani, che possono però essere le stelle del disco più interno, che sono state portate dentro in qualche modo dalla barra che si trova nel bulge. La barra è come un frullino. E quindi ultimamente abbiamo capito che ci sono due popolazioni, però diciamo il bulge vero e proprio vecchio è fatto di stelle vecchie e più ricche di metalli di quelle del disco. Questo ci fa dedurre che la formazione stellare è avvenuta in maniera violenta. In inglese si dice burst, e siccome nei burst di formazione stellare anche la funzione iniziale di massa, cioè la distribuzione delle stelle, di massa delle stelle alla nascita, va più verso le stelle massicce, è probabile che ci sia stato anche questo. Con questa ipotesi siamo riusciti a spiegare la distribuzione delle stelle del bulge in funzione del loro contenuto metallico, nonché tutti i rapporti di abbondanze che sono stati misurati sempre nelle stelle. E la stessa cosa si fa per il disco. Il disco della nostra galassia è diviso in due componenti, un disco spesso e un disco più sottile. Noi siamo nel disco sottile. Il disco spesso, l'origine ancora non è chiarissima, potrebbe essere dovuto anche a stelle che sono state accresciute, non da altri oggetti più piccoli, così come l'alone. Non si capisce, però quello che si capisce è che hanno dei rapporti di abbondanza le stelle del disco spesso, che sono più simili a quelle più vecchie, che si trovano nel cosiddetto alone, che è un alone sferico che circonda la nostra galassia, e quindi dovrebbero essersi formate molto rapidamente, per quello che ho detto prima, per il concetto dell'orologio cosmico. Adesso ve la faccio facile, però diciamo tutto questo diciamo viene calcolato nelle simulazioni in cui ci sono delle equazioni che contengono tutti i termini di tutti i processi fisici, e si scrive un'equazione per ogni elemento chimico, a partire dall'idrogeno fino all'uranio, e diciamo poi si fanno diverse ipotesi. Il divertimento qua è che, diciamo, per esempio la storia di formazione stellare non la conosciamo, quella del passato, per cui noi la riusciamo a dedurre dal riprodurre queste osservazioni. Allora, se io riproduco queste osservazioni con una certa storia di formazione stellare, vuol dire che in qualche modo l'ho azzeccata, non so come dire. Quindi il disco della nostra galassia ha avuto una formazione stellare molto più lenta, più blanda, che non il bulge. Questo ce lo dicono le abbondanze chimiche. Quindi le abbondanze chimiche sono praticamente, direi quasi, l'unica informazione che ci viene veramente dal cosmo. La dobbiamo sapere interpretare. È vero, possiamo fare anche della fotometria, delle luminosità integrate di oggetti, però per andare fino agli oggetti più lontani, quello che ci arriva veramente sono gli spettri e le abbondanze chimiche degli elementi principali. Insomma, questo è fantastico, insomma, come appunto la luce delle stelle, insomma, un po' con la loro luce, che a noi da qua sembrano dei punti, sì, sono infatti dei punti luminosi, ma in quel puntino ci sono tutte queste cose, cioè, e questo è fantastico, cioè quel punto luminoso ha delle informazioni in codice che stanno a decifrarle, decifrare questa stella di Rosetta, e in questi codici ogni stella ha una frase da dire, insieme fanno come se facessero, raccontare una storia tutte insieme, che è quella storia che cerchiamo di raccontare a tutti, che è qualcosa di fantastico, non so, io mi stupisco ogni volta che ci penso, almeno, nonostante ci provi a lavorare anche su altro. Tra l'altro volevo anche poi far vedere anche le domande, intanto stanno un po' con arriva, sono da dire che ci segue, che comunque tra, insomma, ci sarà un momento poi alla fine per ogni domanda, quindi nessuna verrà persa.
Tra l'altro, Francesco, una domanda. Prima hai parlato anche di supernove e supernova 1A. Tra l'altro, noi viviamo in un'epoca in cui a breve, insomma, tra si spera qualche annetto, cominceranno anche delle grandissime sorve del cielo. Insomma, io penso al Vera Rubin, penso a tante di queste iniziative che penso ci sommergeranno di dati per quanto riguarda supernove, non solo. Non so, tu ti aspetti qualcosa in particolare? Cosa ti aspetti da queste? Ma certamente ci aspettiamo tutti tanto. Già adesso ci sono delle survey in cui vengono misurate le abbondanze, le velocità, le distanze. Gaia, per esempio, di milioni di stelle della Via Lattea. E questo per me è quasi un miracolo, perché quando io ho cominciato da studente, le stelle che studiavamo per ricostruire la storia della galassia, le stelle dell'Alone, per esempio, ce n'erano tre. Cioè, ti immagini, tre, adesso abbiamo milioni di stelle, quindi adesso c'è una mole di dati incredibile. Abbiamo un bisogno enorme di giovani che vengano a lavorarci sopra, a interpretarle. Quello che mi aspetto è che capiremo sempre di più, diciamo, più dati abbiamo e più riusciamo a capire come la galassia si è formata, è evoluta, ma non solo la nostra galassia, anche quelle esterne, perché con l'ELT, diciamo, l'altissima risoluzione che avrà ELT, riusciremo a risolvere le stelle anche in galassie esterne alla nostra, perché nelle galassie più vicine riusciamo a misurare le abbondanze chimiche delle stelle, come nelle nubi di Magellano, oppure nelle galassie nane che sono satelliti della nostra galassia. Ma per esempio, ammassi come quello della Vergine, oppure altre, le stelle singole non le riusciamo a vedere. Quindi tutto questo porterà anche per quelle galassie vicine a una maggiore risoluzione, per esempio a riuscire a calcolarsi la funzione iniziale di massa anche delle galassie vicine. E, insomma, quello che riusciamo a fare adesso per la Via Lattea, che è la galassia che conosciamo meglio, lo potremmo estendere anche alle altre e anche a galassie che adesso ci appaiono lontane in qualche modo, di cui misuriamo solo la luce integrata, lo spettro integrato. Infatti ed è fantastico anche la cosa che hai appena detto, cioè riuscire a risolvere le stelle di altre galassie, quindi vedere insomma miliardi di soli in ambienti, in mondi totalmente diversi e riuscire a risolverle, vedere proprio cieli to totalmente nuovi, come noi vediamo da qua in altri sistemi, è una qualcosa di, insomma, è un passo avanti che forse ancora non ci possiamo immaginare. Già oggi, insomma, già vediamo foto in giro di Andromeda in cui riusciamo anche a risolverla, e già il fatto di poter osservare tramite Andromeda a soli in un'altra galassia è qualcosa di veramente notevole, che noi abbiamo preso un carro ma non l'ha fatto. Tra poco si apriranno tutte queste finestre del cielo, grazie a strumenti sempre più potenti, insomma, grandi come lo stadio da calcio. Insomma, viviamo in epoche di grandi opportunità e soprattutto di tanto lavoro da fare, perché penso che queste survey, LSST e compagnia bella, ci daranno lavoro per decenni almeno. Adesso non saprei quanti Assolutamente. esattamente, ma insomma, è un bel periodo per applicare e lanciarsi nella ricerca, perché vuole. Quindi cioè, c'è bisogno di forza lavoro, vorrei dire questo. Assolutamente. Assolutamente. Tra l'altro, ecco, prima abbiamo menzionato anche quindi già un bel numero anche di elementi chimici che ci aiutano a ricostruire la storia della galassia, del ferro, del supernova 1A, dal magnesio, elementi alfa, delle stelle massicce, che quindi confrontandoli possiamo ricostruire un po' proprio qual è stato il passato della Via Lattea, soltanto già dalla loro analisi. E uno pensando agli elementi chimici pensa, insomma, non so, ci associa varie cose. Insomma, il magnesio che troviamo importante anche per gli alimenti, insomma, per il nostro corretto funzionamento, per dire. Il ferro nei vari utensili, ma anche nel nostro sangue. Uno arriva anche, quindi naturalmente, arriva a pensare anche alla vita, insomma. Da qua al mare famoso, sempre più le stelle. Una domanda è questa, e per quanto riguarda gli elementi principali, quelli essenziali per la vita. Qual è la loro origine? Cosa sappiamo di loro? Allora, gli elementi biogeni sono, beh, intanto il carbonio, l'azoto, l'ossigeno,
Poi, come hai detto tu, anche il ferro, il calcio delle nostre ossa, c'è tutto quello che ci compone. C'è tutti questi elementi che vanno dal carbonio fino all'uranio e oltre. Noi astrofisici li chiamiamo metalli e sono stati costruiti solo dalle stelle, perché durante il Big Bang si sono formati gli elementi leggeri, cioè l'idrogeno, il deuterio, l'elio e il litio. Il litio ha 7 come numero di massa, cioè la somma di neutroni e protoni. Poi elementi con numero di massa 8 non sono stabili. Dopodiché ci sono altri elementi leggeri, fino ad arrivare al numero 11, ma sono di poco conto. Gli elementi, diciamo, che contano di più dal carbonio, da cui è nata la vita, in su le hanno fatti le stelle. Quali stelle? Noi, facendo questo studio di evoluzione chimica della galassia, riusciamo anche a imporre dei vincoli su chi e come si sono formati gli elementi, ovviamente. E questo fa parte anche dello studio dell'evoluzione delle stelle, della nucleosintesi, cioè di persone che hanno modelli che studiano in funzione della massa della stella, come la stella evolve e cosa produce. La stella, il motore dell'evoluzione di una stella è soprattutto le reazioni nucleari, perché cambia la composizione chimica a seconda di questo. E quello che viene fuori è che elementi come l'ossigeno, per esempio, che ci è indispensabile per respirare, fa parte dell'acqua, eccetera, è costruito dalle supernove di tipo secondo, quelle che sono stelle massicce, che esplodono come supernova e vivono molto poco. E invece per esempio il ferro, come l'ho già detto, viene invece da oggetti che vivono più a lungo. Il carbonio, anche questo viene fatto in grande parte dalle stelle massicce con masse 10 volte maggiore di quella del Sole e di più. E l'azoto invece, che è anche un elemento importante, è costituito dalle stelle di massa più piccola. Quindi questo noi lo capiamo facendo dei modelli, cercando di riprodurre la distribuzione di questi elementi nelle stelle e nel gas, e adoperando come input quello che viene fuori dai calcoli che fanno gli evoluzionisti stellari e che hanno un network di reazioni nucleari molto dettagliato, e che ci sanno dire per ogni stella data una certa massa, perché la massa è il parametro che discrimina, diciamo, cosa producono in termini di elementi chimici. Quando noi una volta li mettiamo in questa macchina, che è il modello di evoluzione chimica della galassia, poi possiamo prevedere ad ogni tempo qual è l'abbondanza chimica del gas di quell'elemento, e lo andiamo a confrontare con le osservazioni. Quindi gli elementi che sono alla base della vita sono stati costruiti dalle supernove, che sono e anche dalle cosiddette nebulose planetarie, che è per l'azoto, per esempio, che è la morte di una stella come il nostro Sole. E la nebulosa planetaria è il mantello che viene buttato fuori prima della morte vera e propria. La stella al centro rimane una stella caldissima, che diventa una nana bianca, che è un oggetto così denso che è come un fagiolo che pesi come un camion, per dirlo a chi ci ascolta, perché se comincio a dire 10 alla 6 grammi al centimetro cubo, magari non rende così com'è. E questo, gli elementi chimici di una stella, che una stella come il Sole ha prodotto, li troviamo in questo mantello espulso noto col nome di nebulosa planetaria. Quindi attraverso questo, attraverso le stelle massicce, che prima attraverso i venti che hanno durante la loro vita e poi l'esplosione di supernova, inquinano il mezzo interstellare degli elementi nuovi che hanno prodotto. L'ossigeno viene fuori da stelle massicce, e quindi, diciamo, l'origine, più o meno abbiamo capito un po' l'origine di tanti elementi, non solo di questi, però c'è sempre da capire, perché per esempio tutta l'origine degli elementi molto pesanti ancora, diciamo, ci sono molte incertezze, gli elementi al di sopra del ferro. Esatto, e infatti guarda, hai concluso in modo perfetto, perché c'è proprio una domanda di Giuseppe Marozza, che qua vedi in sovraimpressione. Giuseppe chiede quale tipo di stella, a che punto della sua vita comincia a produrre elementi pesanti, appunto. Allora, Giuseppe, questi elementi che tu dici sono elementi molto pesanti,
elementi che si chiamano, che vengono formati per cattura neutronica su nuclei pesanti come quelli del ferro. La cattura può essere rapida o lenta. Il lento e rapido è rispetto al tempo scala del decadimento beta nel nucleo. Quindi gli R, per esempio il platino, l'oro, sono elementi R che vengono formati da cattura rapida di neutroni su nuclei più pesanti. Quali stelle lo fanno? Bellissima domanda. Fino a pochi anni fa pensavamo che si producessero durante l'esplosione di una supernova di tipo secondo. Diciamo dove quando l'onda d'urto parte, accende il materiale che incontra a temperature altissime e quindi dà il via a queste reazioni che producono neutroni, questi vengono catturati. Però si è visto che in realtà per riprodurre la distribuzione che troviamo di questi elementi nel sistema solare, i neutroni a disposizione in queste stelle non è una sufficienza. E adesso, diciamo da un po' di anni, e poi abbiamo avuto la conferma recentemente con l'onda gravitazionale del 17 agosto del 2017, la fusione di due stelle di neutroni può essere diciamo la sorgente migliore per questi elementi così pesanti, e perché sono fatte tutte di neutroni, quindi i neutroni ci sono. E la fusione di stelle e neutroni non solo da origine agli elementi pesanti, ma da origine alle onde gravitazionali. Infatti l'onda gravitazionale del 17 agosto del 17 è stato ricostruito provenisse proprio dalla fusione di due stelle di neutroni. Quindi chi fa questi elementi? Probabilmente lo fanno le stelle di neutroni che si trovano in sistemi binari. Possono essere anche una stella di neutroni e un buco nero, Giuseppe, non è necessario che siano necessariamente due. Ma diciamo è un sistema di questo genere che dà origine a questi elementi, i quali non fanno parte della catena di reazioni di fusione nucleare cosiddetta, perché si fermano al ferro 56. Perché dopo il ferro non è più possibile fondere elementi più leggeri, più pesanti, perché diciamo l'energia di legame per nucleone del ferro è la massima, per cui non c'è più vantaggio a fondere due nuclei per farne uno più pesante. Dopo il ferro gli elementi si formano per cattura neutronica e sono nuclei molto ciccioni, pieni di neutroni, e quindi hanno la tendenza alla radioattività, cioè anche alla fissione, cioè a spaccarsi più che a fondersi. Esatto. E poi c'è anche l'altra metà, appunto, quelli che ho menzionato, quelli vengono al processo S più lento, che vengono insomma da stelle simili al Sole, se vogliamo. Sì, qualche le elementi più pesanti come il bario, l'ittrio, lo stronzio, vengono da stelle che hanno tra le 1 e le 3 masse solari, perché c'è una fase, nella fase di AGB che tu hai nominato, la asintote giant branch, in cui c'è una shell che sta bruciando elio, perché queste reazioni che producono neutroni avvengono durante la fase del bruciamento dell'elio. E diciamo per motivi, diciamo adesso che non sto a dilungarmi di evoluzione di queste stelle, questa shell è molto molto instabile e molto molto calda, e questo fa sì che la produzione di neutroni sia molto alta e quindi che si formino elementi diciamo S molto con nuclei più, molto pesanti. E paradossalmente le stelle più massicce, quelle sopra 10 masse solari, producono gli elementi S più leggeri, perché nel loro bruciamento di elio è più morbido, è più mild. Sì, ed è questa anche una cosa importante, perché c'è un fraintendimento comune, no? In cui tu hai detto bene, insomma, una stella riesce a estrarre energia dai nuclei fino a produrre ferro. Dopo non vuol dire che non avvengano più reazioni che producono più elementi pesanti, vuol dire semplicemente che non avvengano reazioni esotermiche, che la stella non può più contare sull'energia nucleare, ma non vuol dire che possa avvenire qualcos'altro. Ad esempio, i neutroni possono venire catturati, formare come dei mattoncini Lego, tutti quelli più pesanti. E, questo anche, insomma, i neutroni se ne fregano della barriera di Coulomb e quindi vengono catturati. E molti però pensano, hanno questa immagine qua, che le stelle durante la loro vita si fermino al ferro e poi le supernove fanno tutto il resto. Poi pensano che bisogna esplodere per fare tutti gli elementi più pesanti.
Questo però è un mito, insomma, abbiamo appunto Lo sappiamo. era vero per gli elementi R, ma non per gli S, perché gli S invece vengono Esattamente. durante delle E più o fasi. meno si spartiscono il bottino a 50-50, grosso Allora, modo. Quindi ma la prima 50% idea di era quella dell'esplosione, però chi ha fatto questi conti ha visto che non hanno neutroni a sufficienza per poi riprodurre l'abbondanza chimica di questi elementi nel sistema solare, perché i modelli che facciamo noi devono riprodurre anche l'abbondanza del Sole all'età del Sole. Esatto, quindi poi è importante dire che quindi anche le stelle piccole, come due o tre masse Certo, solari, che non esploderanno supernova, fanno almeno metà degli elementi più pesanti del ferro. Quindi, insomma, sfatiamo questo mito, ripuliamo il campo, è esatto, importante. quando il Sole butta fuori la nebulosa planetaria non c'è solo l'azoto, come ho detto, c'è l'elio e ci sono questi elementi molto pesanti, gli elementi S. Esattamente. Tra l'altro, avevo trovato anche. Vediamo un po'. Ecco, tra l'altro volevo fare anche gli auguri a Alessia, a Viola. Domani compie 16 anni e che dire, mi raccomando, tra due Beata lei, anni... auguri. Beata lei, ma mi raccomando, Alessia, se mai vorrai intraprendere, se questa live ti ispira a una carriera nella ricerca in futuro, in astrofisica... Come ho detto prima, c'è molto lavoro davanti da fare, quindi abbiamo bisogno di foste fresche. Quindi, innanzitutto, auguri Alessia, innanzitutto, a parte gli scherzi. È bello comunque essere seguiti anche insomma, da giovani, insomma, da 16 anni, 15 anni, insomma, Però bisogna avere. praticare, glielo devi dire, perché quando uno racconta queste cose così belle, le persone si affascinano e pensano, ah, che bello, quanto è facile. In realtà dietro c'è un lavoro mostruoso che noi non mostriamo. E questo mi fu chiesto da degli studenti Certo. che erano anni fa, diciamo, all'orientamento della normale di Pisa. E mi dissero che bello, vorrei fare questo, ma c'è tanta matematica, tanta fisica, e ho detto, eh sì, cioè, quello c'è Allora, tanto io non so. che non si vede, ecco. Però è bello lo stesso, non è che vi vogliamo spaventare, eh. Se una cosa appassiona, è faticoso, può essere faticosa, ma non ti stressa se vogliamo, no, non ti uccide almeno, quello un po' anche di screen, No, se vogliamo. ti Però deve insomma, divertire. esatto, molto importante. Quindi insomma, questo è un messaggio molto prezioso che insomma va passato. Cioè, una domanda, tra l'altro, abbiamo parlato di vita, però innanzitutto, tra l'altro volevo farti vedere un'altra immagine, che insomma, è un'altra delle mie immagini preferite, sempre del nostro Daniele Gaspari. Guarda un po' qua, questa è sempre Atacama, se la vedi. Questa è una foto, questa è Daniele, di spalle, ecco, è notte, ma nonostante sia notte, vedi che c'è l'ombra proiettata sulla macchina. Sì, è Quella è vero. l'ombra delle stelle dal deserto, dell'ombra notturna delle stelle, capiamo? Cioè, E solo poi per si vede capire. che la Terra è tonda lì perché la Via Lattea va a finire nell'oceano da un Esatto. lato e fa un arco completo sopra la testa, cosa che qui non vediamo, perché noi qua vediamo le stelle solo sopra la nostra testa. E questo è dovuto al Seeing, cosiddetto, alla trasparenza dell'aria che c'è nel deserto di Atacama, che è incredibile, sembra di acchiappare le stelle con le mani. Ce lo dice sempre, Bellissima, letteralmente. Esatto. bellissima. L'altro, abbiamo parlato, abbiamo parlato di vita, insomma, però non ci può essere comunque, come dire, vita senza, senza pianeta, almeno come la conosciamo noi, no? Tra l'altro, ecco, un'altra domanda classica che vengono fuori. Oggi si fa un gran parlare anche di pianeti extrasolari, di pianeti più o meno simili alla Terra. Ecco, dov'è? Prima hai menzionato varie zone della Via Lattea, il bulge, il disco, zone più o meno lontane dal bulge. Dove potrebbero formarsi più facilmente pianeti simili alla Terra? Esattamente dove siamo, perché anni fa abbiamo fatto un lavoro con un mio postdoc, e l'ha fatto lui, mi piaceva moltissimo questo, di definire le zone di abitabilità galattica. L'abbiamo fatta sia per la Milky Way che Andromeda. Io ho detto, ma Andromeda è fantascienza, perché
però l'ha fatto anche per Andromeda. E nella Via Lattea, quello che abbiamo trovato, tenendo conto di alcuni fattori, uno è che sembra che i pianeti, questi sistemi extrasolari, nascano più facilmente là dove c'è un'abbondanza di ferro abbastanza alta, non troppo, ma neanche troppo poco, e dove il tasso di esplosione delle supernove non supera un certo valore, perché le supernove sono i killer della vita, perché se ci esplodesse una supernova vicino, con tutti i raggi gamma X che emetterebbe, ci distruggerebbe. Quindi col modello di evoluzione chimica che posseggo io, così che calcolo tutti gli elementi chimici eccetera, abbiamo applicato delle diciamo dei vincoli dati da quello che sappiamo, ed è venuto fuori, ci siamo stupiti anche noi, che esattamente la zona della distanza a cui ci troviamo noi è quella preferita, sicuramente non verso il centro della galassia, lì casomai un pochino più alla periferia di quello che siamo noi, ma il punto che ha maggiore probabilità è venuto proprio questo. E non ho altri, non conosco altri lavori di questo genere, più ti posso dire appunto quello che abbiamo fatto noi, e che diciamo il buon Asimov, che aveva messo la capitale dell'impero galattico nel bulge Trantor, evidentemente non lo sapeva, ma nel centro galattico c'è un buco nero da 6 milioni di masse solari, e poi più ci avviciniamo al centro della galassia è meno probabile è che si formino pianeti simili alla Terra. Questo è quello che abbiamo trovato, questo è un articolo che sta sul Monthly Notices di qualche anno fa. Quindi insomma, è cosa interessante, possiamo definire un po' come facciamo con i sistemi stellari, planetari esterni al Sole, i sistemi extrasolari, possiamo definire una zona di abitabilità per i pianeti, dove l'acqua ha possibilità a presentarsi in forma liquida, possiamo quindi anche definire in qualche modo una zona di abitabilità galattica in qualche modo. Noi abbiamo fatto questo, sì. Proprio un paio, scusate, non è calza, ecco. Tra l'altro, ecco, c'era anche un'altra domanda che avevo visto, che avevo intravisto qua. Sì, questa è dato, ecco, tra l'altro l'ho letta appena adesso, è una domanda anche dato di Antonio, mi ha anticipato, l'abbiamo appena risposto. Sì, la risposta di Antonio è sì, la zona di abitabilità di una galassia, nella nostra galassia, è proprio la fascia che sta tra 7 e 9 kiloparsec dal centro galattico. 9 kiloparsec, insomma, quindi sappiamo dove sì, stare. Noi siamo a 8, quindi calcolate una fascia di questo genere, dove diciamo le condizioni sono più favorevoli relativamente alla composizione chimica del gas e alle supernove e alla pericolosità delle supernove. Quindi non a caso siamo venuti fuori qua. Tra l'altro, un aspetto che è interessante. Prima abbiamo menzionato anche molto, per arrivare a capire tutto questo, l'evoluzione chimica della galassia, la sua struttura, l'abitabilità, prima hai menzionato ci sono persone, come sottoscritto, che si occupano di fare i modelli delle singole stelle, capire come evolvono, che elementi tirano fuori, e poi c'è qualcuno che si occupa della struttura della galassia intera, ma poi c'è anche qualcuno che guarda il cielo, che tiene dati osservativi, che vogliono riprodurre. È tutta una collaborazione, sono tanti, cioè è proprio traspare come sia essenziale un dialogo fitto e continuo tra tantissime, però anche l'astrofisica. Osservativi e teorici, perché la teoria senza osservazione non vale molto, e le osservazioni senza essere interpretate pure. Esattamente, questo sì. Tanto sì, è comunque, è ognuno in qualche modo è specializzato in qualcosa, questo perché insomma, forse c'è ancora qualcuno con l'immagine classica dell'astronomo che sta lì al telescopio, vede qualcosa, ci pensa, tira fuori l'idea, quindi fa tutto lui. Oggi in realtà non è più così, insomma. Il lavoro di squadra non è un lavoro esatto. Solo. Altro il fatto che nessuno guarda più direttamente un telescopio, ma abbiamo telescopi in orbita, telescopi automatizzati, ma soprattutto c'è questo lavoro di squadra. Ognuno sa insomma, il meglio che può di un suo campo specifico e si collabora insieme. La collaborazione ha un valore
preziosissimo oggigiorno, insomma. Assolutamente. E anche la comunicazione, quello che c'è stato in questi 2 anni, 1 anno e mezzo di Covid. Esatto, c'è voluto cervellare a come fare soprattutto. A come fare. Però ecco, la comunicazione, le conferenze scientifiche sono fondamentali, perché sono il momento in cui gli scienziati si scambiano le idee. Ed è lì, a me, le mie idee migliori mi sono venute sempre le conferenze. Vero, confermo. Hai degli stimoli che non puoi avere altrimenti. Esatto. E non è la stessa cosa fatto online, perché anche il fatto che uno per fare la domanda deve mandare la mail, scrivere, invece dal vivo la cosa è molto diversa e uno può anche parlare dopo con la persona, approfondire. Quindi speriamo di tornare presto a quella situazione. Esatto. Allora, io qua sto ancora guardando per domande dal pubblico. E c'è una domanda di Maria Zan. Provo a vedere. Maria Zan chiede: ci sono elementi nell'universo che ancora non sono conosciuti, ma la cui presenza può essere intuita? Qui si tratta della tavola di Mendeleev, no? Ci sono stati degli elementi che erano stati previsti e sono stati trovati. Non ho un'idea chiara adesso, può anche darsi che ce ne siano qualcuno che ancora non è stato trovato, ma è successo in passato che alcuni elementi erano stati ipotizzati perché mancava una casella, e quindi la risposta a Maria è possibile, sì, adesso non so dirti esattamente quali. Poi c'è Simona che chiede esattamente da cosa sono scatenati i lampi gamma. Producono metalli anch'essi? Ok, i lampi gamma esattamente non sappiamo una cosa. Pensiamo che possano essere collegati alla morte di una stella molto massiccia. Quando le stelle sono molto massicce, che hanno 40-50 masse solari, al loro interno si forma un buco nero. Buco nero è una cosa densissima, ancora più densa della stella di neutroni e della nana bianca. La stella di neutroni è come una goccia di pioggia, pensa che contenga tutta la popolazione del mondo, mentre prima ho detto una nana bianca è un fagiolo che pesa come un camion. Il buco nero per definizione ha una densità infinita, cioè quando il nucleo della stella supera le 2, 5, 3 masse solari, si crea questo. Durante, in questo caso, qualcuno sostiene che è possibile che il mantello non venga espulso nell'esplosione, ma che ritorni dentro, perché il buco nero si mangia tutto. E insomma, per avere un gamma ray burst, poi i lampi gamma si dividono in lunghi e corti. Se parliamo dei lunghi, sono queste supernove, ci vuole un campo magnetico e un buco nero in rotazione. Quindi, per dirtela in maniera semplice, i lampi gamma corti invece sembrano essere dovuti alla fusione di 2 stelle di neutroni, che sono quelle di cui ho parlato prima e che creano le onde gravitazionali, gli elementi molto pesanti eppure i lampi gamma. Naturalmente, se il lampo gamma corto produce anche elementi, in particolare gli elementi R, un elemento R tipico è l'europio. Nel caso di quelli lunghi, diciamo, non è chiaro, perché se la materia invece di uscire rientra nel buco nero, non c'è inquinamento. Esatto. Mentre invece Laura chiede, in relazione alla sulla definizione della fascia di abitabilità galattica, chiede: quindi anche la ricerca di altri sistemi planetari viene fatta in maniera più specifica in questa fascia di maggiore abitabilità della galassia? Non lo so, potremmo farlo, sì. Questo io vi ho raccontato un lavoro che abbiamo fatto nel mio gruppo. Ci sono stati anche dei lavori simili di altri con simili risultati, ma fino adesso, diciamo, ci stiamo limitando a vedere i sistemi extrasolari che riusciamo a vedere. Chiaramente, diciamo, non siamo ancora arrivati al punto da andare oltre il ring solare, credo, insomma, però da quello che viene fuori da questi lavori probabilmente dobbiamo cercare proprio dove siamo. Quindi insomma, è già qualcosa di ecco, sono cose molto, diciamo, ancora work in progress.
molto in progress, ecco, sì. Esatto. Lì è un'idea questa. Chiaramente, con l'avvento dell'Extreme Large Telescope, quello lì con cui si vede il cucchiaino a New York stando seduti a Roma, è chiaro che anche la ricerca dei pianeti extrasolari avrà un balzo incredibile, soprattutto perché si potrà vedere, misurare gli elementi chimici che ci sono nell'atmosfera di questi supposti pianeti che sono come la Terra. Perché per capire se un pianeta è come la Terra, dobbiamo vedere intanto che abbia che sia solido e poi che abbia un'atmosfera, perché se vogliamo la vita come la nostra, ci vuole un'atmosfera che abbia una composizione chimica come la nostra. Poi è chiaro, molta gente mi dice: ma chi l'ha detto che la vita è come la nostra, sarà diversa? Certo, però noi quella conosciamo e quella cerchiamo. Esatto, e facciamo una cosa simile anche con le stelle, insomma, noi le stelle le scriviamo partendo dal Sole, esatto. Vediamo il Sole, lo riconosciamo, vabbè, assumiamo che, non so, la materia si mescoli dentro come fa il Sole e proviamo a interpretare il resto. Abbiamo bisogno delle sorte di stelle di Rosetta da applicare al resto, da qualche parte dobbiamo partire, insomma, questo. Certo. Perfetto. Sono altre due domande. Una di Domenico chiede: buonasera, sono più diffuse le stelle di neutroni o le nane bianche? È bella domanda. In realtà ci dovrebbero essere più nane bianche che stelle di neutroni, perché esiste una cosa che si chiama funzione iniziale di massa, con cui le stelle hanno una distribuzione in massa quando nascono, e sono soprattutto, il picco è intorno a stelle come il nostro Sole. Quindi il nostro Sole muore come nana bianca. Le stelle di neutroni sono la morte di stelle molto massicce e che sono molto di meno delle stelle come il Sole, perché la funzione iniziale di massa è una legge di potenza, quindi al crescere della massa crolla. Poi c'è, non è una domanda, allora sì, c'è una domanda di Giulietta che ha provato anche a esprimere un suo giudizio, la pongo così com'è. Giulietta chiede: perché c'è il rischio pianeta solo sulle nane rosse? Non ha senso, non è che non abbia senso, c'è un motivo. Pensiamo a, insomma. È perché evidentemente le nane rosse sono più facili da osservare, da trovare, e noi cerchiamo di fare il meglio che possiamo, diciamo. È chiaro che anche le stelle G, come il nostro Sole, sono assolutamente dei potenziali candidati a cercare. Non esistono cose che non hanno senso, Giulietta, esistono i nostri tentativi di, per quello che conosciamo, di cercare di fare al meglio, ecco. Però credo che, insomma, sia assolutamente giusto anche cercare le stelle gialle, quelle come il Sole. No, poi c'è anche da dire che le nane rosse hanno una proprietà, sappiamo, le nane rosse hanno due proprietà fondamentalmente per quanto concerne la vita. Una che è un po' cattiva, nel senso che un pianeta per avere l'acqua a sto liquido deve stare molto molto vicino alla nana rossa, ma stando molto molto vicino è anche bombardato da ogni sorta di radiazione X, del vento eruzione stellare. Ma è anche vero che una nana rossa vive molto più a lungo, ha una longevità incredibile, quindi anche il tempo per avere sviluppato e di adattarsi è molto più alto, quindi insomma ha un suo senso, diciamo, sì, il senso c'è sicuramente, e poi si fa il nostro meglio, quello, perché sempre sono stelle di massa più piccola di quelle del nostro Sole e vivono più a lungo. Dovete pensare che più una stella è massiccia e meno vive, perché consuma il suo combustibile nucleare a una velocità molto maggiore, diciamo, delle stelle più piccole, quindi anche se ne ha di più lo consuma più in fretta, e per cui le stelle come il nostro Sole vivono circa 10 miliardi d'anni e nane M ancora di più. Perfetto. Ci sono altre due domande, insomma. Beh, c'è una di Domenico, ma si risponde molto in fretta. Non mi chiede qual è la differenza. Qual è la differenza? È una differenza enorme, perché la pulsar è una stella di neutroni rotante, e invece il quasar è un buco nero che si trova molto massiccio, che si trova al centro delle galassie e diciamo produce la sua energia quando ingoia la materia.
perché la materia viene attratta dal buco nero, spiraleggia in un disco di accrescimento attorno al buco nero e per attrito, per frizione si scalda questa materia al punto tale da emettere. Invece la pulsar ruota rapidamente, diciamo a due jet di luce, di particelle che gli escono dai poli e praticamente quando gira è come il modello del faro, vuol dire ogni volta che uno dei jet ci arriva davanti abbiamo il famoso beep e questo è dovuto alla presenza del campo magnetico e la emissione della radiazione da queste è la cosiddetta emissione di sincrotrone, sono elettroni accelerati in un campo magnetico. Quindi come vedi dal punto di vista fisico dei processi fisici e anche di cosa sono due cose estremamente diverse. E poi ecco, chiuderei con l'ultima domanda, mi pare, se guardo un'occhiata veloce, vabbè, a parte sono anche complimenti, professoressa, attenzione, non dottoressa, professoressa, spiegazioni molto chiare. Grazie. Sono molti che, infatti, ci sono molti complimenti. Grazie molto. Ci sono, vediamo un po'. Ancora un'ultima domanda, quella di Giuseppe Marozza, che chiede, vuole sapere qualche dettaglio in più su come JWST contribuirà alle nostre ricerche. James Webb Space Telescope è un telescopio spaziale che ha uno specchio da 6,5 metri. Quindi, già con Hubble, che è solo 2,40 metri e sta in orbita intorno alla Terra, abbiamo visto delle cose spettacolari. Immaginatevi questo qui che orbiterà 1,5 milioni di chilometri tra noi e il Sole in orbita solare. Questo con uno specchio così grande avremo una visione dell'universo incredibile, soprattutto miriamo a vedere le prime fasi della formazione delle prime stelle, quelle di cui parlavamo prima, e le prime galassie. E proprio per questo osserverà nella luce infrarossa, perché l'universo è in espansione e c'è questo effetto dell'arrossamento della luce dovuto all'espansione. Quindi cercheremo di acchiappare le informazioni che provengono dagli estremi confini, diciamo, subito dopo il Big Bang. E quindi James Webb, io penso, contribuirà in maniera fondamentale, perché se già Hubble ci ha consentito di fare le scoperte più grandi di questi ultimi anni, perché ve ne ricordo qualcuna, già pianeti extrasolari, la legge di Hubble fatta con le supernove di tipo 1A osservate ad alto redshift, e questo ha contribuito poi a capire la composizione dell'universo insieme allo studio della radiazione di fondo a microonde, i buchi neri supermassivi al centro delle galassie, diciamo le cose più importanti le abbiamo trovate col telescopio Hubble, che orbita fuori dell'atmosfera e naturalmente ci fa uscire dalla nebbia della nostra atmosfera. È chiaro che abbiamo telescopi da terra molto grandi e molto potenti, però non sono mai così come l'immagine che ti dà un telescopio fuori dell'atmosfera. Quindi James Webb sarà ancora meglio. Poi forse una differenza anche chiave, poi da James Webb ad Hubble, James Webb ci dà tantissime informazioni, soprattutto anche nell'infrarosso, quindi quella radiazione emessa da vari ambienti molto specifici come gli ambienti dove nascono le stelle, insomma quelli ricchi di polvere, quindi anche nuovi pianeti, zone in cui insomma inaccessibile alla luce visibile, ma che potremmo penetrare in quella banda. Abbiamo detto che la polvere è poca, ma è dispettosissima, perché ci fa vedere l'universo in maniera diversa, perché la polvere assorbe la luce nel visuale e la riemette nell'infrarosso. E quindi, come ha detto Umberto, per esempio il centro della nostra galassia noi non lo vediamo nel visibile perché è oscurato dalle nubi di polvere. Esatto, quindi capiamo, toccherà tanti di quei campi, tanti di quei filoni di ricerca. Infatti proposa il FIOC, no? In quell'ambito, quindi se tutto va bene, insomma, a dicembre non dovrebbe esserci più rinvii, i test sono di tutti, speriamo che vada bene.
Che dire? Allora, guarda, siamo ancora a 150, abbiamo 200, dopo un'ora e 2 minuti, che dire? Non è affatto male. Qua ti riporto, i complimenti arrivano, ringraziano tutti la tua disponibilità, la tua testa soprattutto nel comunicare questi argomenti che ricordiamo affascinanti, bellissimi, ma che richiedono anche molto impegno e che insomma, quindi questo da ricordare. Grazie a loro per avermi ascoltata, perché per Sì. me è un piacere se riesco a portare un messaggio, appunto. E direi che l'hai fatto molto bene, ma prima di chiudere è importante parlare di qualcosa che stai scrivendo per il grande pubblico, il tuo bel libro, insomma, che io metto qua nei commenti. Dovete sapere che la professoressa Matteucci, insomma, sta finalizzando, insomma, a breve, insomma, questo libro in lingua inglese, comunque, se non sbaglio, Sì. che si chiama appunto Natural History of the Milky Way, quindi una storia naturale della Via Lattea. C'è il link nei commenti, è già possibile preordinarlo nel sito della Springer. E in questo libro, insomma, cosa ci racconti, Francesco, in questo Ma libro, insieme a praticamente Cristina le Fiorentini? cose vere, quelle che è fatto insieme con una mia ex allieva, che adesso è molto brava, la Cristina Chiappini, che si trova a Potsdam, con cui diciamo cerchiamo di descrivere in maniera molto semplice tutti i risultati dei lavori che abbiamo fatto in tutti questi anni e che ci indicano cose molto importanti sulla formazione e l'evoluzione della nostra galassia e la formazione degli elementi chimici. Quindi praticamente diciamo, è chiaro che qui ho fatto dei riassunti, là il libro va un po' più nel dettaglio, ma sempre in maniera molto molto semplice, non ci sono formule, diciamo, ci sono delle belle immagini, è stato pensato proprio perché chiunque lo possa leggere. Esatto. E trovate, come ripeto, ho messo il link al sito della Springer del libro della professoressa Matteucci, è possibile già preordinarlo, è Natural History of the Milky Way, per chi volesse approfondire e che mastica un pochino l'inglese, insomma, questa è un'occasione, insomma, per ripercorrere un po' tutti gli argomenti che ho toccato in questa live, ma anche molto, molto, molto di più, insomma. Per chi Quindi volesse forse. fare fisica e astrofisica, io ho anche scritto due libri per la Springer, per esperti, diciamo, cioè per capire effettivamente quello che è. L'ultimo si chiama Chemical Evolution of Galaxies e quello è già pubblicato ed ha avuto successo, Umberto, con gli studenti in tutto il mondo. Per cui sono molto contenta perché mi hanno detto che era abbastanza semplice, anche se è diciamo della categoria complicati. E lo confermo perché è stato apprezzatissimo anche da un mio collega, un fisico nucleare, un fisico sperimentale nucleare, non è una, l'ha letto e l'ha seguito bene, è rimasto affascinato e lui ha Che fatto il bello, suo sono brevetto. molto, molto contenta. Esatto. Laura dice: questa live è stata bellissima, immagino sia un libro molto interessante. Una versione italiana è prevista? Prima o poi la scriveremo, dai, una versione in italiano, perché Nemo profeta in patria, Laura. Quando uno propone, anche qui ho proposto delle volte, perché io faccio lezioni all'università e racconto tutte queste cose, e ho delle dispense, e nessuno me le ha volute pubblicare. La Zanichelli no, perché noi facciamo solo la triennale, questa è la magistrale. Quell'altro no, vabbè. Invece, in questi libri in inglese con la Springer mi sono stati richiesti da loro, per cui io non capisco perché in Italia abbiamo questa resistenza e libri in italiano di queste cose sarebbero veramente auspicabili. Quindi prima o poi Laura verrà tradotto, speriamo, insomma, da noi stessi. A questo punto, magari sì. E poi Nico ringrazio ancora, grazie professoressa Matucci, molto chiara e professionale, grazie per il tempo dedicatoci, grazie.
Umberto, che sarei io. Grazie mille anche a te, Nico, per aver seguito, ma grazie a tutti voi, insomma, siete ancora tanti dopo 1 ora e 6 minuti. Che dire, io faccio miei i ringraziamenti di Nico e penso anche di tutti gli altri. Grazie Francesca, noi speriamo di riaverti in futuro, magari quando il libro verrà pubblicato, magari Esatto, lo torni e lo ritorno rivediamo volentieri. insieme. Esatto. Sappi che insomma, noi ti diamo, io ti do virtualmente le chiavi di Passionastronomia, quindi è casa tua, insomma, porte aperte, poi entra quando vuoi, come ti pare, insomma. Noi È siamo una cosa qua, molto è bella stato un piacere. e ringrazio te Pasquale perché è veramente un'esperienza molto bella anche per me. Questo ci rende veramente di piacere e di orgoglio. Grazie mille ancora e grazie mille a tutti voi per averci seguito. Noi, professione astrofisico, torna tra 2 settimane, ma passione astronomia, insomma, ormai ha ripreso il palinsesto a grande ritmo dopo le pause estive. Ritornano i giovedì dell'astrobiologia, ritornano poi le live osservative planetarie e data Kama. Quindi, insomma, come vi dico sempre, il televisore buttatelo. Noi vi riempiamo, insomma, le serate in compagnia. Non vi annoierete, noi non ci annoiamo, ci divertiamo. E che dire, l'estate, seguiteci ancora, e sempre cieli sereni, e ancora grazie e buonanotte. A presto. Buonanotte a tutti.